che mese fa Fratelli d'Italia ha organizzato un convegno in memoria del generale Gianadelio Maletti, condannato con sentenza definitiva per aver depistato le indagini sulla strage di Milano del 1969, una strage che dopo 50 anni, con 16 morti e 80 feriti, non ha colpevoli grazie a questi depistaggi. Tra i suoi padri fondatori, tra le figure di riferimento, Fratelli d'Italia ha Pino Rauti, che è stato il fondatore di Ordine Nuovo, a cui hanno aderito successivamente una serie di personaggi condannati con sentenza definitiva per le stragi, come Carlo Maria Maggi, condannato per la strage di Brescia, e ancora la Meloni ha proposto l'abolizione della legge Mancino nel 1993, che punisce licitamente la ricostituzione del partito fascista. Allora io mi chiedo, ma questi segnali non sono rassicuranti, non mi sembrano che siano indicativi di una cultura costituzionale? Chiedo un chiarimento, perché noi siamo anche il nostro passato. Se fino a qualche mese fa si celebra la memoria di un generale depistatore, ecco, io mi sento preoccupato. E vorrei anche lei che qualcuno... pensa che una vittoria della destra rappresenta un pericolo per la democrazia? Io non penso a una vittoria della destra come un pericolo della democrazia. Io penso che celebrare la memoria di strateghi della tensione, di generali che hanno depistato le indagini, e che fare decidere le candidature a personaggi che sono stati condannati con sentenza definitiva per concorso esterno in mafia, non è né di destra, né di centro, né di sinistra, è qualche cosa che mette in discussione la tenuta della democrazia.